Buongiorno, questa è una delle trasmissioni che stiamo facendo per far conoscere i rapporti fra i sardi in Europa. Oggi abbiamo due amici che sono della Sardegna, sono rientrati in Sardegna, uno è il signor Mario e l'altro è Albino Canopia. Voi siete due cittadini sardi Sì. che per motivi di lavoro quando eravate giovani ragazzi, siete dovuti andare emigrati dove? In Germania. Quanto tempo fa? Allora, la mia partenza è stata il 1961, a metà di giugno. Mentre voi siete fratelli. Sì. Mentre tuo fratello Albino è partito qualche anno dopo, Io vero? sono Sicuramente. partito quasi 2 anni dopo di lui. E tu quanti anni avevi quando sei Io partito? sono partito e avevo 18 anni. E il motivo era la questione di Sempre il lavoro, motivo naturalmente. era sempre cercare una soluzione migliore di quelle che eravamo. Non era altro che. Tutti e due avevate lavorato già in Sardegna prima di partire. Lavoretti, per Lavori. dire, a chi faceva il pastore, a chi faceva il contadino, non è che sia. Spacca pietre. Spaccapietre a lui l'ha fatto un po' di tempo, Mario. ma altrimenti io no. Ero troppo giovane per fare spaccapietre. Che lavoro hai avuto lì in Germania? Io ho avuto normalmente la zona dove eravamo noi. O siamo stati noi, era la miniera. Prima di tutto tu dovevi andare, il contratto si facevano solo per le miniere. Poi dopo un anno di miniera potevi scegliere il lavoro che ti piaceva di più, dove tu potevi più esercitare meglio. Quando siete arrivati, avete incontrato sicuramente dei sardi emigrati lì. Sì, Ma certo. avete fatto subito. Ma Già. anzi, siete partiti, secondo me, con un contratto già. Ecco, Sì, così è. anzi, lui è partito con un contratto. Mario. E E io tu? invece sono partito come turista prima. Ah, ecco. Magari il posto di lavoro me l'avevano già cercato, ce l'avevo già, però non era richiesta come No, si faceva prima sull'ufficio non collocamento, c'era il contratto comunque, no? No. vero? Il contratto l'abbiamo stipulato lì. Sì, Stipulato lì dentro. Avete avuto subito un alloggio? scusa, una domanda, l'altra, se no Sì, parti sempre lo stesso. adesso passo. Sì. Vai. Scusa un attimo, bene. Avete subito. Aspetta, Bruno. Sì. Faccio la domanda a Mario. Siccome è arrivato per prima lì, Sì. sicuramente ha creato anche la zona per il fratello e per altre persone. Anche per altre Ha persone, sì. creato anche, vero? Allora, io sono arrivato il 61, ho preso lavoro il 28 giugno e quando siamo arrivati era tutto preparato. L'azienda aveva un hotel a disposizione per gli emigrati. Eravamo presso poco in quel periodo 280 tra sardi e siciliani eravamo. Era tutto organizzato. Appena che siamo arrivati là, 2 giorni prima ci hanno passato la visita per vedere se eravamo idonei per quei lavori e poi abbiamo preso il lavoro. Il lavoro io l'ho preso in miniera, alla Concordia, Oberhausen. I primi 3 mesi ho lavorato fuori, nella ferrovia della miniera, e si lavorava perfino a mezzogiorno. Da mezzogiorno in poi si faceva il bagno, facevano mezz'ora di riposo e poi si andava a scuola, perfino alle 4, E imparare la lingua. per imparare la lingua, insomma, per essere aggiornato un pochettino di più. E quindi noi avevamo nell'hotel, avevamo tutte le possibilità. Là c'era la cucina che è arrivata anche. Un cuoco sardo che era prima qua nella miniera di Carbonia, quando si è chiusa la miniera, è arrivato questo signore con tutta la famiglia e
e si faceva la colazione a mezzogiorno nell'hotel. Noi avevamo la sala di cinema, noi avevamo nella sala di cinema la domenica che era disponibile, veniva il prete per fare la messa, e quindi eravamo bene organizzati. Uh-huh. Tu specialmente hai lavorato in diverse aziende, se non erro? Io, siccome ero giovane, ho lavorato in 4 aziende, perché prima era così, trovavi un amico che era un'azienda, dice vieni da noi che ci danno 10 centesimi in più all'ora, e quindi si viaggiava per il scopo dei sordi, no? E poi la miniera, per andare via dalla miniera, quegli anziani avevano detto guardate, noi, io ho 40 anni di miniera, sono fortunato che sto bene, però la miniera è tutta un'altra cosa di fuori. Poi la miniera qua si chiude nel 68, si è chiusa la miniera, quindi sapevamo quel giorno la miniera chiudeva. Quindi dice, se devi rimanere a fare il minierista, bisogna che ti devi spostare di questo ambiente. Allora, in quei tempi, che conoscevo già una, era già con una donna quella, presso poco era già sistemato, non conveniva a abbandonare l'ambiente. Posto. E quindi abbiamo cercato un altro lavoro, che in Germania in quei tempi non era difficile trovare lavoro, potevi prendere un lavoro di mattina e un altro di sera, quindi non c'era problema. Però. Non c'erano problemi. No. E io ho cambiato per combinazione 4 posti di lavoro, 4 ditte. Dale, Albino, anche tu hai iniziato a lavorare lì? Sulla miniera. In miniera, in sempre. In miniera, sì. Perché ti avevano fatto il posto? Il posto era fatto lì, in miniera. Quindi eri obbligato, non potevi cambiare. Che miniera era? Di carbone? Di carbone. Carbone, sì. Quanti eravate dipendenti? Tantissimi. Difficile da dirlo, ma forse una ventina, 30.000. Ventina, credevo fosse. Che forse sarà anche in tutta di l'azienda? Più. In tutto, sì. Fuori, la dentro l'azienda è esterna dell'azienda. Avete trovato lì i sardi, hai detto, sì. Avete detto prima, ma c'erano già associazioni che vi tenevano, diciamo, uniti come sardi, oppure non c'erano ancora? Voi le avete costituite voi, o noi piano abbiamo piano, fatto più avanti? Tutto, noi abbiamo fatto tutto avanti, ognuno si è comportato al suo modo. La Germania un pochettino anche più difficile in quei tempi, era disciplinati, doveva essere diciamo puntuale. La Germania c'è lavoro, però è un posto, una nazione disciplinata che si deve regolarmente, non è come qua, oggi vai, domani rimani a casa, non è possibile. Sì, sì. La paga? La paga era sufficiente? Allora, io mi ricordo la paga dei primi mesi, quando io lavoravo fuori, prendevo 19.000 lire all'ora, al giorno 19.000. Quando dopo 4 mesi ho preso 24.000 al giorno, poi si è andato col Cotimo e si lavorava a Cotimo, era già un altro sistema diversamente. Certo. Col Cotimo, Cotimo ti dicono quanto sì, è l'importo. Quanto era, allora il Cotimo era quando si faceva il carbone nella scuola, dovevamo fare 10 metri per un metro, 10 di lunghezza e un metro di larghezza, per fare, per avere questa situazione di lavoro. Quello lì non era che dovevi fare, era un filone di carbone, perché il carbone ha filoni. Allora ci sono quei grossi e ci sono quei piccoli, certi filoni sono solo di 60 centimetri alti, Ho capito. E quindi tu devi strisciare lì sul carbone praticamente, quindi è quello, tu ci avevi un contingente di carbone, a dire tu c'hai il Cotimo, ti fai quegli 8 metri, 10 metri, quando finisci hai finito, se non finisci in 8 ore è colpa tua. Vabbè. È quello che è, quindi, però la miniera, diciamo, è un lavoro, ci sono più lavori brutti fuori che dentro la miniera. Ok, passiamo ad un altro argomento che è molto importante, secondo me, che è il rapporto fra
l'emigrato e la Sardegna. Quanto le è mancata, quanto vi è mancata la Sardegna quando siete andati lì? Quanto vi è mancata la famiglia? Allora, le feste paesane che avete lasciato, allora, l'ambiente, la natura? Allora, questa volte viene, ognuno ha diverse situazioni, no? Io me ne sono andato perché della Sardegna mi sono rimasto anch'io sorpreso quando eravamo nel treno, nella nave, che la gente era piena per andare in Germania, piangevano. Io sono andato contento perché ero disperato qua. Qua in io avevo 23 anni, dopo fatto il militare, non si poteva vivere, era peggio da oggi nel 61. Quindi siamo stati venduti in quel tempo, venduti per esempio, perché l'Italia ci ha a noi abbandonati completamente. Io ho conosciuto grechi della Grecia che erano più organizzati, quelli che avevano studiato in Grecia, erano andati in Germania, erano bene sistemate tra le banche, tra tutto, che mettevano i soldi in una banca tedesca che li davano 10% a quei tempi, lavoravano bene tutti in paese, quando sono ritornati in paese hanno avuto di queste persone studiate che sono state in Grecia aiutate, avevano case e tutto sistemato. Da noi ci hanno abbandonato, lo Stato italiano ci ha abbandonato completamente. Cosa dici tu? La stessa cosa? Sì, in vari punti sì. Hai sentito, proprio non hai sentito l'affetto della regione o dell'Italia nei tuoi confronti? Nel primo periodo no. No. Perché nel primo periodo eravamo abbandonati a noi stessi, quello sì. Volta che eri lì tra amici, tra questo, quello era. Perché non è facile immigrare da giovane. Lo credo, l'ho fatto anch'io. Però io ero in Italia, è un'altra cosa. Quello che dico sempre io, emigrati c'è differenza. Emigrato a Milano, a Torino, in qualunque parte dell'Italia, sempre a casa sua, ma tu una volta che hai superato le Alpi è diverso, è tutta un'altra migrazione, devi combattere molto con le altre associazioni che ci sono, con gli altri stranieri che ci sono, greci, turchi, spagnoli, marocchini, tunisini, portoghesi, algerini, di tutte le parti del mondo, quindi ti devi confrontare anche con loro, non è solo la tua persona stessa, ci sono tanti altri. Sì. Senti Albino, io ho una domanda che mi pare che sia interessante. Vi siete dovuti ambientare in un paese diverso, completamente diverso dal nostro, dove, come diceva Mario, c'è più ordine, c'era più sicurezza, c'era più di tutto. E usi diversi, anche le feste, le festività che si facevano lì, che avete organizzato voi stessi insieme ai vostri colleghi sardi, anche con l'alimentazione diversa. Anche. Ecco, parlatemi di questo, come vi siete capacitati? Cominciando con le festicciole e via dicendo, sì, prima erano poche le festicciole che si facevano dei sardi, pochissime, quelli sono subentrate negli anni 70-80, allora si è cominciato ad aprire le porte come hanno fatto qui dalla Sardegna, perché allora si sono spostati anche la politica, perché qui comincia a contare un po' la politica, sono loro che si sono spostati a cercare dei voti e venivano lì a fare la propagandina anche loro. Questo è interessante. In più allora noi ci siamo aggregati, abbiamo fatto un circolo, abbiamo fatto un gruppo di ballo, a chi ha fatto la squadra di calcio, insomma, tutte queste cose sono subentrate quando tu eri già avviato in questa strada. Tu, poi, a fin dei conti era questo qui, o ti prendi le regole che hanno loro, oppure te ne rivai a casa tua, perché non potevi fare le regole sarde in Germania, non è possibile. Certo. Quindi ci siamo integrati subito, in quel caso ci siamo integrati subito, rispetti le regole e si cammina. A Mario devo fare la domanda. Mario, tu mi hai raccontato di quanto hai lavorato
con i sardi per ottenere più rapporti, migliori rapporti. Hai costituito una società sportiva dove principalmente c'erano sardi. Allora, vedi, ecco. Questa domanda mi fa piacere sentirla. Questa domanda si può adesso, come questa, ho sentito qua in Italia, che c'è una squadra pallavolo o pallacanestro, una cosa del genere, che erano formati di tutti gli emigranti e non hanno la possibilità di farla. Allora io mi chiedo, come mai noi sardi nel 71 a me mi avevano chiesto amici tedeschi di andare a partecipare e giocare con una squadra di calcio a fare una partita contro una squadra svedese, e abbiamo vinto 11-0, era una cosa tremenda per loro. Allora ho chiesto io, io cerco una squadra sarda, ragazzi sardi, facciamo una partita contro quella squadra che ha vinto 11-0 per vedere la differenza che c'era tra l'una e l'altra. Allora abbiamo fatto questa partita una domenica e poi alla fine ci siamo seduti e abbiamo detto: ma che vi pare, ragazzi, possiamo giocare una volta alla settimana così, ecco. E da là, da quel giorno, nel 71, abbiamo costruito una società sarda, che la squadra si chiamava FC Sardegna. Eravamo nel primo periodo la maggior parte tutti sardi, poi ce n'è uno che aveva un amico tedesco, l'ha portato, c'è quell'altro che aveva un greco, l'ha portato, c'era quell'altro che aveva un jugoslavo e l'ha portato, e la cosa si è mischiata. Allora noi, in 30 anni che io ho fatto parte a quella società, abbiamo cominciato dalla terza categoria e siamo arrivati a giocare in Serie C. Noi non... E vabbè, comunque... Quindi siamo stati... noi, una città da 250.000 abitanti, presso poco, siamo stati un periodo che eravamo dei migliori, una società dei migliori, sia dei bambini, sia della prima squadra. Noi eravamo una società ben messa, ben vista da tutti. Avevate dei contributi da parte dell'amministrazione comunale? Dalla Germania sì, ma sì. Dall'Italia no. No. Perché eravamo una squadra sarda, non male, ci doveva aiutare anche, oppure abbiamo avuto quello che abbiamo avuto in quel tempo, un paio di magliette regalate della società sportiva del Cagliari, con la maglietta, quella maglietta che ha vinto lo scudetto italiano, l'avevamo noi a Oberhausen quando si faceva delle partite con altri stranieri. Avete diffuso la lingua sarda? I sardi lì dentro e le attività sarde, allora, diciamo. La maggior parte, quando eravamo tra sardi, si parlava i sardo. E quando si trovava un altro si parlava l'italiano, ma la maggior parte ci siamo abbandonati noi stessi, perché non potevi rimanere sempre coi sardi a parlare coi sardi quando te al lavoro dovevi essere con una squadra agli altri, tedesca, certo. Quindi quello che c'era importanza era imparare anche il tedesco, no? A praticare anche coi tedeschi, in modo di migliorare, ogni giorno si migliorava. Ma hai detto altre volte a casa che avete fatto feste sarde in Germania, sì, lì a Oberhausen. Abbastanza. Ecco, abbastanza. La partecipazione... Noi, la squadra sportiva, aveva un locale grande, che la strada si poteva chiudere, fatta della polizia dello Stato, che ci dava la possibilità a noi di fare da mangiare. Noi alla sera, la domenica, si faceva 3
fino a 4 maialetti, si mangiava tutto quello che abitava in quella strada. Mangiavano lì? Mangiavano, venivano a mangiare da noi. E quindi eravamo ben visto in tutta la città. Poi si è stato formato dopo, quello lo può dire Albino perché c'è stato più di me il circolo sardo, che c'è stato lo stesso. Allora l'ambiente si è formato un pochettino di più da quei tempi. Avete avuto quindi modo di socializzare con i tedeschi, con gli spagnoli, con tutti gli altri popoli, che abitanti di altri popoli che lavoravano con voi. Certo. I rapporti quindi sono diventati ottimi rapporti fra voi, specialmente fra voi e i tedeschi. Sì. Loro hanno acquisito molto. Anche loro hanno imparato da noi. La maggior parte quelli sono rimasti amici perfino alla fine, non è che sono rimasti amici per una settimana. Ci sono quelli veramente che erano, anche noi ci hanno dato una mano d'aiuto quando ci serviva qualche cosa, personalmente a me con la squadra che era difficile a formarla, ne ho avuti tanti amici che mi hanno insegnato i tedeschi. E poi noi, questa società non era una società solo, là ci hanno giocato tedeschi che hanno giocato nella Serie A tedesca, alla fine quando hanno abbandonato il loro club, e sono venuti, ci hanno dato una mano, e noi avevamo giocatori da Serie B dopo finito e sono venuti da noi, quindi noi eravamo ben visti nel comune, in tutte l'istituzione. Sì, di Oberhausen. Albino, prima stavo dicendo che i vostri rapporti sono stati ottimi insieme agli altri. Sì. Avete costituito anche un circolo dei sardi. Sì. E quindi in quel momento, a differenza di quello che mi avete detto prima, c'è stato un rapporto più stretto fra la regione e voi. Perché? Ecco, racconta. Perché i circoli, in Germania ci sono attualmente 16 circoli sardi divisi in tutta la Germania. Allora, da noi ce n'era uno che eravamo, non per vantarci noi, ma eravamo un bel livello, perché se tu fai un circolo sardo sei obbligato, cioè obbligato no, ma se vuoi un pochettino di soldi ti devi aggregare al fondo sociale. Allora certo, la regione, il fondo sociale sardo ti dà anche un aiuto per l'affitto. Sì, lo sappiamo. Dipende i lavori che tu fai, tutto questo, allora ti danno una certa somma. In più devi collaborare anche con la Sardegna. Noi abbiamo fatto le promozioni per il formaggio, per il vino, per carciofi, per tutti i prodotti sardi, per la carne, di tutto. Quello che volevo sentire era questo. Ecco, quelli li abbiamo fatti noi. Però è questo. Quando loro venivano, va bene, tutto a posto, eravamo tutti amici. Se li trovi adesso, sono pochi gli amici che sono restati. Sì? Sono pochissimi. Non ci sono più rapporti intensi come da voi? No. Noi, figurati, quando abbiamo fatto la promozione di questi aerei a null cost. A low cost? Li abbiamo fatti noi quelli. Inizialmente? Noi abbiamo fatto noi. Sono venuti dalla Sardegna, perché i primi voli partivano solo da Hannover. Sì. Poi si sono sparti. Dortmund. No, Dortmund forse non è ancora, Dortmund è andato dopo, morto. A Dortmund siamo andati nel 90 e qualcosa, abbiamo fatto quella promozione. E sono venuti tanti dopo. I primi quelli, poi da Hannover si sono scesi a Colonia, Stoccarda e via dicendo, Monaco, quelli che hanno fatto dopo. Sì, ci sono i gruppi che sono andati, sai, non può rispondere lui perché lui li ha invitati. Noi adesso, lavorando con la Sardegna, ci sono tanti gruppi sardi che sono venuti da noi a festeggiare. Gruppi folcloristici stai parlando? Tutto. I Tazende sono venuti due o tre volte, ci sono collage, ci sono moltissimi gruppi, anche singoli, come i due Pugioni, questi ragazzi sindaci, fisarmonicisti, insomma, di tutti i colori li abbiamo ricevuti. Li avete ricevuti perché li avete invitati? Li abbiamo invitati. Ecco.
Noi cercavamo un budget, gli davi quel budget e lì e siamo. Poi magari quelle sono, facendo queste feste, sono spese che vengono rimborsate. In parte? In parte, sì, 90%, sì, insomma 85-90%. Quindi voi avete fatto, avete contribuito, a questo che mi interessava far rilevare è questo, che i sardi hanno contribuito a diffondere sia la cucina sarda con i prodotti, che probabilmente anche la lingua e le tradizioni sarde. Le tradizioni, la cultura nostra, tutto. Vi hanno sempre apprezzato anche, certo, per questo? Certo, okay. Figurati che quando noi siamo arrivati lì, se tu guardavi un tedesco ci aveva una pentola in testa per tagliare i capelli, invece noi eravamo con i capelli ben messi, un bel taglio di l'eleganza capelli. E anche loro poi si sono sviluppati, andavano degli italiani, che c'erano vari nei saloni dei tedeschi, c'erano già degli italiani che facevano i barbieri lì, allora quelli li hanno già... Andavano tutti da lui, se, diciamo tutti da me, devono venire. Non lo vorrei dire, ma li abbiamo civilizzati. Sì, in un senso, anche come vestito. Vabbè, l'eleganza italiana è diversa da tutti gli altri, certo. Poi, a un certo punto voi avete detto, voi due, forse prima Mario che Albino, mo mi do la vita, torno in paese, avete costruito la casa, avete rimesso a posto le case che avevate, oppure costruite nuove. Poi siete tornati. Eccolo, lì è un passaggio che io me l'avevo già programmato, questo qui. Ho detto, un giorno che sono in pensione, me ne rivado in Sardegna. Dai là Mario, voglio sentire. No. Dì Mario, dillo. Allora, io ci ho pensato di ritornare in Sardegna. Avevo degli amici greci e loro quando sono andati in ferie, 27. Quando sono andati in Grecia in ferie, avevano già trovati paesani che erano in America e tutte le parti del mondo, quando erano pensionati sono ritornati a casa, si avevano fatto una casettina, tutto ognuno come poteva e vivevano bene. E questi qua dice, oh Mario, ma non sarebbe meglio anche noi che siamo nei nostri paesi, ci costruiamo una casettina e facciamo... E mi hanno svegliato. E anche i tedeschi in quei tempi, nell'80, si compravano un appartamentino in Spagna, un appartamentino in Jugoslavia. Fuori. E loro ci dicevano a noi, e voi altri che avete, si dicono che la Sardegna è un paradiso. Perché voi altri lasciate il paradiso a noi e voi altri non andate in questo paradiso? Allora ci è venuto in mente di fare e abbiamo costruito una casettina. Oggi ci troviamo bene così, da una parte. Ho capito, da una parte vi trovate bene. Dall'altra parte era avete meglio. Una buona pensione, ve la godete qui. E ce la godiamo. Perché qua. L'avete lavorata lì, ecco. Ma. Insomma, quello, insomma. Al rientro del paese, quindi siete rientrati, l'ultima domanda vi faccio. Avete un po' di nostalgia del lavoro che avete fatto in Germania, dell'ambiente che avete lasciato in Germania? Sì, abbastanza. Allora, io preferisco al giorno di vedere primo giornale radio tedesco e poi mi guardo quello italiano. Io mi guardo un film tedesco di più di uno italiano. Allora io ho nostalgia della Germania, con tutto che la Sardegna è un paradiso. Per tante cose, non parliamo quando uno si sente male. Allora dicono qua, in Italia è la migliore sanità che c'è, la migliore. Ma come si vede, meglio che uno non sia male, allora sta più bene che... Sta meglio lì, vero? La sanità allora, tedesca è diversa. A me mi sembra che c'è diversamente, dentro un ospedale di tutto c'è diversamente. C'è un servizio diverso. C'è un servizio diverso. A me mi sembra anche, cominciando dalle infermiere, quelli che sono infermiere sono nate per fare questo lavoro.
Allora, se uno si sente male certe volte, quando c'ha un infermiere che ti sollieva, ti dà il sollievo, ti dà sollievo, ti, ti aiuta a vivere, qua ti disturbano, qua è finita. Non è proprio così, va. Vi ringrazio tantissimo di quello che avete detto, speriamo che le cose si risolvano anche in Italia, piano piano. Va bene, speriamo. Professore, lo ringraziamo anche lei. Grazie di tutto. Sì.